In occasione del Cosmoprof, l'Associazione Cosmetica Italia dedica il consueto congresso tecnico-scientifico al packaging ed alla sostenibilità, temi di grande attualità. Esperti del settore hanno soprattutto discusso del presente, del futuro dell'uso della plastica, che oggi viene sempre più riciclata. Per il futuro si prevede l'uso delle bioplastiche, che provengono da fonti naturali e che sono interamente biodegradabili. Oggi sono chiamato a spiegare quello che l'industria cosmetica sta facendo per la gestione sempre più responsabile dei materiali. Cosmetica Italia da tanti anni sensibilizza le aziende nel cercare di avviarle verso un utilizzo sempre più responsabile, perché lato industria si è fatto molto, nonostante ci sia ancora molto da fare. Si è fatto molto perché sempre di più i materiali scelti sono materiali che arrivano da riciclo, quindi imballaggi in plastica, ovviamente utilizzando grandi percentuali di plastica riciclata, quindi togliendola dall'ambiente come rifiuto e rimettendola in circolarizzazione all'interno del mercato, ma anche alluminio, vetro, tutti i materiali oggi la cosmetica si può, diciamo, può gestire questo ciclo virtuoso, ma anche altri elementi come la riduzione dei pesi, riduzione del volume, i flaconi ricaricabili tendono a ridurre tantissimo ciò che può diventare rifiuto e quindi utilizzano. Lato aziende, come dicevo, molto è stato fatto. Le aziende ora stanno cercando di spiegare al consumatore come deve utilizzare responsabilmente, perché spesso se un consumatore non segue i consigli o non utilizza lui nel ciclo virtuoso la gestione del corretto, ad esempio, disassemblaggio quando è possibile, separazione e corretto avvio della differenziata, va a vanificare tutto il lavoro di progettazione e di gestione che è stato fatto dall'industria. Uno dei pilastri del comparto cosmetico è quello scientifico. Quello scientifico raccoglie quasi 32.000 scienziati in Europa che sono dedicati alla formulazione, alla qualità e all'innovazione del prodotto cosmetico. Ricordo che il prodotto cosmetico italiano è un prodotto non solo di qualità ma di grande sicurezza. Il comparto investe il 6% del proprio fatturato per l'innovazione e per la ricerca, che è il doppio del comparto manifatturiero italiano, per cui voglio dire un valore importante che viene dedicato a questo perché il sistema cosmetico crede moltissimo, evidentemente, nella ricerca e nello sviluppo e lo ha sempre dimostrato con i prodotti che, come dicevamo, sono di grandissima qualità. Naturalmente esistono anche alcuni problemi che sono quelli dello shortage delle materie prime, quello dell'aumento delle materie prime e i costi energetici che sono schizzati al doppio. Anche se l'industria cosmetica non è un'industria energivora, però sta subendo davvero un grandissimo aumento che porterà inevitabilmente a degli aumenti di prezzo.